Ciao a tutti, ben ritrovati su Mondo Animalo! Sigla! Perché io sto malo se non vedo il mondo animalo. Perché io sto malo se non vedo il mondo animalo. Parleremo delle rane più velenose al mondo. Bene, citeremo solo alcune, ma partiamo subito con la rana dorata, detta anche rana freccia. Questa rana vive in Sud America, nelle foreste della Colombia. E insomma, rana dorata, perché rana dorata? Beh, di un giallo brillante. Questo anfibio è veramente velenoso! Sulla sua pelle ha delle sostanze tossiche di origine vegetali, chiamate bratacossine, che possono uccidere 10 persone di peso medio. Il loro veleno veniva usato dagli indios per preparare tante frecce avvelenate. Un'altra rana molto velenosa è la rana dardo bicolore, chiamata anche rana dalle zampe nere. Questa rana si trova in Colombia. Il maschio della rana misura 39 mm, mentre la femmina misura 42 mm. Sì, è più grossa la femmina. Sul dorso e sui fianchi può essere arancione o gialla, mentre le zampe sono blu scuro o nere. Di solito si nasconde sotto le foglie. Non usa il suo veleno per cacciare le prede, ma solo a scopo difensivo. Il veleno tuttavia è distribuito su tutta la pelle, perché ha ghiandole velenifere distribuite su tutto il corpo. È sufficiente quindi toccarla per avvelenarsi. 150 microgrammi del suo veleno possono uccidere un essere umano adulto. Il veleno di questo anfibio provoca febbre, forte dolore, paralisi muscolatoria e respiratoria, e quindi alla fine caput, può essere anche mortale. Solitamente mangiano coleotteri. Non si parla mentre si mangia, poi cosa che mangiano delle termiti, delle formiche. E a volte si mangiano tra di loro. Il cannibalismo non è così raro in natura. Ora passiamo alla rana pomodoro. Rana pomodoro, che bel nome. Però ti sconsiglio di metterla nel sugo della pasta. È di un bel colore rosso acceso ed è di ragguardevoli dimensioni. La femmina infatti può raggiungere i 10 cm e il maschio, come al solito, è un po' più piccolo. Per incutere paura in un eventuale aggressore, lei non solo si gonfia come un palloncino, ma produce attraverso le ghiandole della sua pelle una sostanza appiccicosa biancastra che è molto irritante per l'uomo. Non è una rana che si muove tanto. Può rimanere per ore interrata in un fosso, nel muschio, nel terreno, e sta lì che si guarda una trasmissione della De Filippi magari. No vabbè, scherzo, comunque gli piacciono le paludi, gli stagni. Del resto, chi non ama una bella palude? Comunque lei si serve della sua lingua, che somiglia un po' a quella dei camaleonti, per prendere insetti, lumachine, vermi, insomma tutti gli animaletti che si vuole pappare. Ora parliamo invece della rana freccia blu, chiamata anche Ocopipi oppure Ocopipi. Non lo so dove va l'accento, però. Quello è il nome indio, però c'è anche il nome scientifico Dendrobates tinctorius. Allora, tinctorius vi fa pensare a una tinta, no? Tinctorius, tinta. Perché? Questa è una curiosità davvero molto molto interessante. Infatti gli indigeni non utilizzano il veleno soltanto per metterlo sui dardi, nelle cerbottane, insomma per renderle velenose, ma utilizzano questo veleno anche per cambiare il colore delle piume ai pappagalli verdi. Come? Beh, è un'operazione che secondo me al pappagallo non è che piaccia tantissimo, perché praticamente, poverino, gli devono strappare le piume posteriori
E poi nella zona scoperta vengono sfregati con la rana blu. E quando dopo in quel posto gli ricrescono le piume, vengono fuori di altri colori. Mamma mia! Sono quelle cose che leggi e dici, ma dai! E comunque pare sia proprio così, da quello che ho letto, vabbè. Questa rana vive in Guyana, Panama, Suriname, Guyana francese e parte del Brasile. È una rana lunga tra i 3 e i 4,5 cm, è di colorazione blu con puntini neri. E in caso di pericolo, le ghiandole che ha sulla pelle secernono anche qui un veleno che può paralizzare ed uccidere un eventuale predatore. Ogni esemplare può avere circa 3 quarti di milligrammo di veleno. E considerate che basta un milligrammo scarso per uccidere un uomo. Quindi capite anche voi quanto può essere pericoloso il contatto con essa. Mamma mia! E ora parliamo del Dendrobate pigmeo. Può misurare da 1,7 a 2,4 cm. Vive in Nicaragua ad altitudini anche di 940 metri sopra il livello del mare. Però non solo lì, lo potete trovare anche a Panama e Costa Rica. È di un bel colore rosso sgargiante, ma le zampe sono di colore blu. Beh, però alcuni esemplari sono colorati di arancione o di verde, quindi ci sono varie varietà di colore. Varie varietà, vabbè, ripetizione. Hanno una pelle molto umida che infatti in piena luce gli dona un effetto di lucentezza, brillantezza. Vive nel sottobosco delle foreste pluviali, però si può anche arrampicare sugli alberi. Sembra che lo sviluppo del veleno che ha sulla sua pelle sia dovuto alla sua particolare alimentazione. Infatti lui mangia degli acari e delle formiche da cui ricava queste sostanze tossiche. Il veleno di questa rana è molto pericoloso perché agisce sulla funzione cardiaca di un eventuale aggressore, di un eventuale predatore. Allora andiamo avanti con un'altra rana, che è la rana arlecchino, chiamata anche rana pagliaccio. Vive in Madagascar, è coloratissima. Di solito sulla schiena ha un colore tipo nero o marrone, comunque un colore scuro, questo colore di fondo, però sopra ha tante striature che possono essere di diversi colori. Striature o macchie che possono essere rosso, giallo, arancione, verde. Rispetto a tante altre rane, questa qui ha un minor numero di ossa negli arti anteriori e inferiori, quindi non può fare dei grossi salti. Le femmine raggiungono i 7 cm, mentre il maschio solo 5. Sono animali molto pigri che rimangono nello stesso posto per un sacco di tempo, per esempio nelle fessure delle rocce o dentro la cavità di un albero. Si cibano di formiche e la sua pelle secerne una tetradotossina che può essere letale per l'uomo, perché è una neurotossina che opera sul sistema nervoso centrale e quindi impedisce al sistema nervoso di inviare impulsi ai muscoli del corpo. Quindi capite anche voi quanto può essere pericoloso questo veleno. È molto molto simile, anzi è lo stesso veleno che ha il pesce palla. E non c'è ancora un antidoto, non c'è ancora una cura per questo veleno. C'è da dire una cosa, le rane arlecchino rischiano l'estinzione. Esiste un fungo che si attacca alla loro pelle bloccandone la sudorazione. Questo fungo sta proliferando sempre di più a causa del crescente e devastante problema del surriscaldamento del nostro pianeta, che ahimè in ogni latitudine sta facendo disastri. È ora di muoverci. Concludiamo questa carrellata sulle rane velenose con il Dendrobate auratus, Dendrobate dorato. È presente in Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Panama e lo potete trovare in una grandissima varietà di colori. Le femmine misurano dai 27 ai 42 mm, mentre i maschi dai 25 ai 39 mm. Hanno la caratteristica di essere molto molto adattabili. Pensate che moltissimo tempo fa furono rilasciati diversi esemplari alle Hawaii per combattere degli insetti dannosi e oggi, dopo un sacco di tempo, sono ancora lì che vivono, prosperano e insomma vivono felici e contenti. Si nutrono di formiche da cui ricavano le tossine del loro veleno, come abbiamo visto già anche per altre rane, ed è molto interessante vedere che in cattività
loro perdono la loro velenosità. Ma questo per quale motivo? Ovviamente perché gli viene cambiata l'alimentazione, non mangiano quelle determinate formiche e quindi pertanto non ricavano quel tipo di tossine che poi ci fanno il veleno. Detto in parole povere. Il loro veleno, chiamato epibatidina, sì, un nome un po' difficile, epibatidina, pare abbia proprietà analgesiche 200 volte superiori a quelli della morfina. Tuttavia è bene ricordare che una piccola quantità del suo veleno può arrestare il cuore di un essere umano. La rana rilascia questo veleno però quando si sente minacciata e poi uno deve proprio toccarla per avvelenarsi. E poi inoltre se uno è ferito, se ha un graffio, se ha un taglio, ok, lì assorbe molto più velocemente il veleno, se no insomma vabbè, comunque stateci attenti nel caso foste vicino a una rana di questo tipo, ok? Non toccatele, così lasciatele in pace. Va bene, questa puntata di Mondo Animalo finisce qui. Ciao da Svideo, buone rane a tutti, ciao!